Steam Raiders. Good evening. I'm looking for a picture called Polaris. Good evening. Yes, that piece is in our possession. It has been bought, however. The buyer is on his way. Svezia, anch'essa patria di nuovi e volenterosi sviluppatori. Del resto, il contesto climatico non può che favorire le lunghe giornate spese davanti al PC, ad ottimizzare codice, perfezionare disegni, inventare delle storie, ed il passato scandinavo ha serbato soddisfazioni per i giocatori già da molti anni addietro. The Samaritan Paradox arriva dal team Faravid Interactive, di base a Göteborg, ed il cui nome vuole dire colui che ha viaggiato lontano. Sono al loro debutto nel mondo dei videogiochi e nonostante le luci e le ombre che analizzeremo, c'è da riconoscere loro un talento promettente. La fioca luce del giorno svedese fa da culla agli eventi che coinvolgono Ord, il protagonista, un giovane laureando bloccato ormai da tempo sulla propria tesi e che, vuoi anche per la chiusura della storia con l'ex fidanzata, si trova arenato in una condizione di apatia. Solo il suo grande amico Magnus si cura del suo stato, spendendo telefonate ed inviti alla vita sociale, e consigliandogli un libro di un autore particolarmente noto in Svezia, Jonathan Bergwall, i cui romanzi lui trova in realtà molto banali, mentre ne aveva apprezzato l'attività giornalistica. Tale autore, purtroppo, si è recentemente suicidato. Ord, però, per campare svolge anche un lavoro molto particolare. È un crittologo, decifra codici, e gliene capitano sotto gli occhi di continuo. E proprio sfogliando il libro di Bergwall ne individua subito uno che, un po' per scrupolo, un po' per curiosità, lo porterà sulle tracce della vita privata dello scrittore, mettendolo subito in contatto con la figlia alla quale il messaggio segreto era destinato. The Samaritan Paradox è un'avventura grafica realizzata tramite l'eternamente osannato Adventure Game Studio, un portale che ci spedisce dritti agli albori degli anni 90 e della grafica in 320x200 pixel a 256 colori, con giusto qualche concessione sull'audio che oggi si fregia senza remore di parlato campionato. La resa del lavoro della Faravid Interactive non emerge per meriti specifici. Probabilmente il contesto urbano a penalizzarla, ma nemmeno nelle escursioni fantasy che ci verranno concesse si coglie una grande ispirazione. Se la mancata brillantezza stilistica è, se vogliamo, indolore, meno lo è la difficile individuazione di elementi chiave della scena, non delineati chiaramente, che possono essere grossi ostacoli nel godimento dell'avventura. L'audio, invece, soffre di alti e bassi, dove le musiche riescono a garantire un accompagnamento adeguato, per quanto mai memorabile, mentre il lavoro sul doppiaggio dei personaggi non è affatto convincente nei character femminili. Affrontando The Samaritan Paradox si viene colpiti da sentimenti contrastanti. La sensazione è che le avventure in pixel art sfoggino di loro un fascino magnetico che spinge a giocarle fino in fondo, forse per la loro capacità di focalizzare l'utente sulla sceneggiatura, grazie alla consapevolezza che lo spettacolo visivo, per quanto generoso, non potrà spingersi più di tanto. Restiamo lì per la storia, e quella di The Samaritan Paradox è complessivamente valida, ma fallisce nel dipanarsi in maniera veramente appassionante. Limiti di regia del game designer probabilmente, che pure delle buone intuizioni le ha avute, come la staffetta con uno scenario fantasy che prende vita dalle righe di un romanzo segreto di Bergwall, che ci porterà a sfidare dragoni e liberare isole oppresse dalla tirannia, ma senza grande entusiasmo, in una sorta di Legend of Kirandia in versione economy. La parte più insoddisfacente è la caratterizzazione dei personaggi, generici e privi di carisma. Persino il tratto distintivo del protagonista, il suo essere crittologo, è largamente sottosfruttato e pare messo lì solo per motivare la sua indagine. Peccato perché con dei guitti più carichi di fascino e magari doppiati meglio, sarebbe stato più di impatto anche il colpo di scena verso il finale, che scorre con fin troppa umiltà. La conclusione rimane soddisfacente, ma è inopinabile che potesse essere servita con maggiore incisività. Un aspetto sul quale The Samaritan Paradox può sorprendere l'avventuriero moderno sono sicuramente gli enigmi, duri, a volte poco intuitivi, e con alcuni basati sul pixel hunting, vera bestia nera dei giocatori a 16-bit. È veramente difficile riuscire a concludere il gioco senza ricorrere a qualche forma di aiuto, al punto che la stessa Faravid Interactive ha postato sul proprio blog un link alla soluzione. Ci sono rompicapo di ogni genere, dalla classica manipolazione di oggetti a quelli deduttivi fino ai puzzle con meccanismi. Finché si tratta di difficoltà pura è questione di preferenze, ma se l'ostacolo diventa l'individuazione di un punto preciso dello stesso oggetto, si sfocia nel cattivo architettamento della sfida.
The Samaritan Paradox viene offerto ad un prezzo abbordabile ed in quest'ottica è un acquisto consigliabile. Propone un giallo adulto e compassato con spunti creativi che purtroppo non si realizzano con fragore. Tuttavia, superata una prima parte molto interlocutoria, il mistero si infittisce e l'alternanza col fantasy riesce in ogni caso a sostenere l'interesse fino all'ultimo. Non è un titolo che affiancherà le grandi avventure degli ultimi anni, ma gli appassionati del genere potranno godersi una sfida impegnativa. The Angar do not...